non è la verità, eh? È soltanto un blocco riflessivo. Ascoltiamolo, vai Spine. Emergenza vaccini. Dopo l'esponenziale diffusione della campagna Novax, il Ministero della Salute ha deciso di intervenire tempestivamente per legge, aumentando il numero di vaccinazioni obbligatorie a 12, record europeo, prevedendo multe piuttosto salate per quei genitori che non vi si adeguano, oltre a segnalazioni al tribunale. Insomma, 7.500 euro di multa e rischio di sospensione della patria potestà. 7.500 euro di multa. Qualcuno dirà, con la salute non si scherza, l'emergenza andava risolta. Ma le cose stanno proprio così? C'era davvero un'emergenza? C'era davvero un'emergenza? Partiamo da una cosa fondamentale. Lo sapete cos'è un decreto legge? Supponiamo che lo sappiate. Un decreto legge è una legge del governo che entra direttamente in vigore, evitando completamente la discussione parlamentare. In altre parole, è un atto normativo che viene utilizzato in casi straordinari di necessità e urgenza. Avete capito? Solo in casi straordinari. Dunque dobbiamo dedurre vi fosse un'eccezionale motivazione per questi vaccini obbligatori. Un'urgenza, appunto. Allora, controlliamo un po' i dati. Sui giornali e nelle TV si parla spesso di morbillo, con un rischio Italia che sarebbe diventato molto alto. Ciò nonostante, l'Istituto Superiore di Sanità, qualche giorno fa, ha certificato un calo dell'84% dei casi di morbillo rispetto ad aprile e dell'87% rispetto a marzo. E se guardate un qualsiasi grafico sui casi di morbillo dal 1970 ad oggi, capirete che anche quelli del 2017 non sono niente di speciale. Certo, sono aumentati rispetto all'anno scorso, ma ce n'erano per esempio più del doppio nel 2008, in piena copertura vaccinale, con nessuna emergenza mediatica. Sono tutti dati pubblici, facilmente verificabili. Bisogna dire la verità, però. L'Italia è in effetti un poco sotto la media europea per quanto riguarda il morbillo. L'85% dei bambini ne è vaccinato, in confronto per esempio alla Svizzera, dove la percentuale è del 93%. Secondo voi, però, questa si può chiamare emergenza? Soprattutto considerando che per quanto riguarda le vaccinazioni come per tosse e tetano, l'Italia è in media con gli altri stati europei. Ma vogliamo fare un confronto con queste altre nazioni rispetto alle vaccinazioni obbligatorie? Stati come Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Svezia e Regno Unito, sapete quante vaccinazioni obbligatorie prevedono? Zero. La Svezia stessa ha di recente votato contro tutte le 7 proposte di legge che proponevano vaccinazioni obbligatorie e sapete bene che la Svezia è un modello di welfare in tutto il mondo. Allora, constatato tutto questo, perché questa scelta? Quali sono le ragioni? Badate bene, non si sta dicendo che i vaccini facciano male, anzi, questo è da escludere. Ma il punto è politico e riguarda la libertà della nostra democrazia, della nostra Repubblica e della nostra Costituzione. Perché si è deciso di sfruttare un decreto legge scavalcando completamente il Parlamento per una questione così fondamentale, senza che ci fosse, dati alla mano, una vera emergenza che lo giustificasse? È importante che noi tutti riflettiamo su questo argomento. I vaccini, come tutti i farmaci, hanno le loro grandi indicazioni e utilità, unite però alle loro controindicazioni. Una scelta di questo tipo ha quindi un impatto determinante sulla vita di tutti i nostri bambini. Le ragioni di tutto ciò non possiamo saperle. Lasciamo un dato, però. Il business dei vaccini vale 35 miliardi di dollari. Per pareggiarlo ci vogliono i 5 farmaci più venduti al mondo messi insieme.
dà da pensare, no?